Questa Camera delle Meraviglie. Beh, la Camera delle Meraviglie è appunto la traduzione italiana di un termine tedesco, Wunderkammer, che indicava gli ambienti delle residenze signorili del Rinascimento, dove i principi del tempo raccoglievano le cose più rare e preziose che potevano trovare, non soltanto opere d'arte, anche curiosità botaniche, strumenti scientifici, libri rari. Il prototipo è lo studiolo di Federico del Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino, poi Isabella d'Este, Rodolfo II a Praga, i Medici avevano queste stanze piene di tesori. E quando ho visto per la prima volta, dopo il restauro, l'interno del Castello della Monica, che è privo di arredi ma conserva ancora la sua decorazione, ho pensato che questo fosse il luogo ideale per ricostruire una Camera delle Meraviglie, chiedendo appunto in prestito una quarantina di pezzi importanti ad una casa museo, la Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano, che nasce a Milano nella seconda metà dell'Ottocento, proprio negli anni in cui Della Monica, al seguito del conte Telechi, è stato a Milano. Quindi io non escludo che appunto Della Monica a Milano abbia potuto incontrare i due fratelli Bagatti Valsecchi, che hanno ristrutturato la loro casa nella seconda metà dell'Ottocento in stile tra il neogotico e il rinascimentale, acquistando mobili sul mercato antiquario, quadri, oggetti che in parte oggi vediamo qui nel Castello della Monica. E poi c'è anche questa identità di acronimo, Camera delle Meraviglie CDM Castello della Monica. Quando partirà questa mostra? La mostra partirà domani. È una mostra appunto che consentirà a molti non solo di ammirare l'interno del castello, che conserva una quantità davvero considerevole di dipinti murali realizzati da Della Monica, e poi appunto anche di elementi decorativi che ha realizzato a partire dal suo ritratto. Della Monica accoglie il visitatore del castello appunto già nella nicchia che è in fondo alla galleria d'ingresso, e poi di vedere appunto all'interno di questi ambienti mobili, arredi, armature che, come abbiamo potuto verificare grazie a alcune fotografie in bianco e nero fatte quando il castello era ancora arredato, non sono molto dissimili da quelle che si trovavano qui. Quindi voglio dire, siamo riusciti a ricreare in qualche modo l'aspetto che il castello doveva avere al tempo della Monica, portando da Milano, da una prestigiosa istituzione milanese, questi pezzi appunto che in qualche modo ritroviamo nelle fotografie in bianco e nero del castello.